Certo, no. Ah, giustamente aspetta, almeno se posso mettere un pochino più di luce. Fa un test live di streaming di Diablo Immortal. Ma sta c'è la teoria giusta però. Ok, non so dove leggerò la chat, non so quali rumori sentite, quali non sentite, ma che credo che sia tutto gestito dal telefono. Comunque avevo fatto un po' tutti fino a livello 6. Entriamo col crociato. Solo che ecco, non vedete la faccia mia, è quasi meglio in un certo senso. Non c'è un po' stato niente, non c'è un po' stato niente. Sì, non ho capito come funziona il volume, se per fatto lo sentite male o bene, aspetta, voglio vedere. Metto un attimo le cuffie per ascoltare la live, no? Mi sento un po' di casino, no? Allora, come avevo detto ieri nel video, in sostanza potete attivare un collo con i passi che vi indicano la via dove andare per la missione. Ecco, vedete questi passettini, basta seguirli. Quella è una delle più belle veramente. Ma ecco una cosa che devo controllare. Ah sì, se mi sta nella categoria giusta. Un po' il volume forse.
Io non sento una minchia io. Però vabbè. Dovrei imparare a giocare. Cioè, qua. Apice Xullo, mi ho preso anche una breastplate. Vediamo, la prendo. Andiamo subito a fare il confronto. Ah, tra l'altro devo andare dal fabbro perché non. Allora, qui è stato. Hello again. Assumi il I cuore del assume sorgio you venere follow mio the cavallo, surge of ok. energy. We must find the source of this profane rite. At its apex, we will find. Oh, Sono that was 17, fun. buono. No, questo da mettere un altro punto tipo qui. Vediamo se c'è qualche skill da mettere. No, però c'è la posta. C'è un sacco di unclaimed reward, guarda quanti. Perché non ho loggato più. Orb. Eternal Orbs. Apriamo tutto, vediamo. Non so, onestamente ancora non so che servono, perché non ho. Ho cominciato a mettermici da poco, dopo che ho finito Subnautica. Spada mi sembra interessante. Vediamo un po'. Eh sì, ma le gemme ce le posso mettere? Socket gemme? Ok, 20% socket di base attribute. Each time you are attacked, you have a 10% to change summon vines that immobilize the attacker for 1.5 seconds. Each enemy cannot be affected by this more than 12 seconds. Beh, non è male, non è male per niente. Non è male per niente. Direi che la mettiamo. Vediamo un po' se ci stanno socket gemme. Ce l'abbiamo altre? Tap to select gem. 32 danni e 320 life. Io direi di fare di farlo più con danni. Facciamo uno a uno, se no, dai. Stessa cosa su questi pandaloni, ci mettiamo la gemma. Out obtain. Legendary gem. The apprentice Jewel has learned this mysterious technique from her master. Combine runic symbol to create legendary. Ok, quindi si possono far creare al gemmarolo. Gemmarolo è il nostro caro amico Ah no, puoi rimuoverlo, damage sticker reduce. Ok, comunque non ce l'ho qui da metterci, quindi vabbè, posso. Però sì, aveva margini di miglioramento. Aspettate che devo vedere. Ah, ok, perfetto, vedi, non è poi così difficile. Questi 7000 Eternal Orb, a rare community used to purchase special reforged stones, legendary special. Ok, mi sa che ci stanno comunque altre cose che posso ancora guardare, che non ho fatto, tipo qualcosa, ecco, first kill of the day. Oh, vedi che ho preso questo qui, questo Sudden Vallation, sembrerebbe uno scudo, allora, occhio, vediamo un po'. No, è un elmo, bello. Certo che lo mettiamo. Non so se riesce a vedere. Aspetta, vediamo se possiamo mettergli subito una gemma. Raga, cioè, c'è veramente tanto su sto gioco, veramente, veramente tanto. Ma chi c'è un gioco mobile così, boh. Carità, però. Allora, so che gemma. Ah, di nuovo meglio metterci una leggendaria. Ma questo è un leggendario praticamente. Holy Banner instead plans a Holy Beacon that continue the damage. Holy Banner. Holy Banner sarà un'abilità perché. Sarà un'abilità sicuramente. Tanto qui ci sono le chat sotto che spuntano. Non so assolutamente come parteciparvi. Già è complicato così, mettiamoci pure a fare chat. Aspetta che vedo che c'è qui lui che sta menando questo bengolo, ma non perdoniamo la mente. Un giretto per cavallo. Non posso menare la cavallo, ok. Xullo intanto ha stirato male. Che dici? Una A necrotic barrier. barriera necrotica. Well, there are always in the meantime. I'll go and keep Lethis on. Ok, si prosegue da lì, ma non è che c'è per caso. Ah, ok, anche da qui. Vedi che figata, perché ti fa tipo GPS, praticamente ti.
ti dà esattamente la zona dove puoi andare. Se cambi strada, ti fa una strada alternativa, probabilmente la più corta. Spero che non mi rientra l'audio della cuffia, perché sennò disattivo. Sto cercando di ascoltare quello di Twitch, ma sai che al limite lo disattivo, poi se non sentite me lo dite. No, carino lo streaming da Twitch, l'unica cosa non so come potessi sistemarlo per lei di questa cosa, nel senso non so se non so se si possono vedere i follow, non so, veramente non niente. Sistemiamo il secondo ritual. Considera che non l'ho mai giocato fino a qui, questo è il massimo a cui sono arrivato, non avevo che potevo prendere la pozione. Non avevo mai proseguito più di tanto perché un po' non avevo trovato un modo di streamarlo decentemente, un po'. Diciamo che in questo momento sto praticamente facendo lo story mode. Ah, ok. Provate a scrivere qualcosa in chat che sono curioso di vedere se mi fa vedere qualcosa qui. Sto provando a usare l'app di streaming di Twitch da mobile. Che dovrebbe avere l'overlay per la chat. Io ce l'ho anche adesso aperta sul PC che c'ho qui davanti, no? Però volevo capire se provare a scrivere qualcosa, perché posso scrivere qualcosa che sulla tastiera e vederlo, quindi non è che c'ha bisogno di. Però suppongo che l'audio venga catturato male perché dipende dal microfono, penso, del cellulare, non c'entra niente con Daily Activities. Achievements. Ah, claim rewards. Ah, ok. Tutte cose che. Tanto. Sì, vabbè, questo diciamo che è molto simile a alcune missioni di Diablo 3 in cui c'hai diversi punti da smontare, da distruggere, che ne so, dei personaggi da salvare. Graphic Binding, vediamo un po', c'è una quest reward, vediamo se è meglio o peggio. Select item. 4 strength e 2 willpower, però ci ho messo il rubino, quindi forse è peggio, però. Come life 4 e 20, come power tutta meno power, fa meno danni. No, no, direi di no. Però mo c'ho quasi l'inventario. Ah no, ancora l'inventario c'ha un bel po' di spazi. Boss. Sembrava di avercelo pieno. Comunque vi fa un test, un attimo scrivo qualcosa io qui così almeno. Però. Ah, ecco, vedi? Si legge sopra. Si legge sopra. Beh, è abbastanza comodo. Non è fatta male, non è fatta male. C'è il Goblin. Bello, c'è un Goblin, mi sono quasi emozionato. Dove vai? Antena andare, Goblin, dove vai? Dimmi passare, dove vai? Dove te ne andarmi? Lasciare tutto quello che vuoi lasciare. Lasciami pure. Direi che un gabbio del loro, nettamente. Secondo me no. Un gabbio del loro. Scomparso? Che mi ha dato? Ma va, cagare. Soon, the Auric soul will be mine, and with it,
Ma Leoric su sto gioco è sempre morto. Guardate che tramvata che tira quel knockback. Ha fatto un knockback spaventoso. Questo è bello. E non so in che contesto prendi. Oh, il giotto. Sì, you'd be surprised how often I kill the Oric, Andrew. Ah, Feather Unlocked, Battle Pass. Ma vedi, piano piano sblocchi delle cose giocando. Mad King's Breach Entrance, andiamoci. Posso farlo da solo? Find the party? Facciamo enter da solo, dai. Vediamo che succede. Se è fatto come Diablo, insomma, Diablo 3 dovrebbe avere difficoltà scalata. Abbastanza male. Ma Leoric da quando è morto? Perché immaginiamo che ogni Diablo esistente. Io la lore di Diablo non la conosco perfettamente. Conosco molto meglio quella di Diablo. Qui si esce, immagino, di controllare sul treno. Ok. Mad King Yorick's Breach. throne lies somewhere in this haunted realm. It's time to put his wretched soul back to rest. Questa spella non c'era. È troppo grande. Guarda quanta bella exp. La vedete sotto la barra. Poi imparerò piano piano anche i nomi degli attacchi, perché ora sono talmente tanti che cioè, non so tantissimi alla fine, però per le varie classi. Ah, sta qui proprio! Ah no, c'è il ghiaccio, questo non serve. Ah, il tipico muro che. Ammazza, se c'è il ghiaccio, sembra male. Ma il ghiaccio. Mi viene forza del ghiaccio, perché quello che non mi pare. Due barre di vita. Ci sta il raggio arcano. Il nostro simpaticissimo, sono ovviamente sarcastico, antipaticissimo raggio arcano. Ma cos'è una curva? Pazzesca, Experience Globe, prendiamo tutto. E ovviamente qui. Ah, questo è superiore, quindi lo equipaggiamo. Ma l'altra roba per adesso non sembra affatto superiore. Datemi ovviamente un feedback alla voce. 19. Altri skill. Gear rank transfer. Si sbloccano varie cose anche con i livelli, vedo. Aspettate, vediamo se ci sta qualcosa che posso fare da qui. Tipo. Che è il Battle Pass qui? Ah, per 150 di quelle gemme unlocco this feature is not available durante l'alfa. Ah, questo sì. Per 150 per next rank. Ah, claim rewards. Scrap materials, andiamo al prossimo rank. Claim rewards. Poi dopo questa la lo prendiamo questo video e lo mettiamo anche su YouTube. Io e Marco. Marzala e Marco sarebbe l'anima che mi possiede, sì. No, mango i matti!
Crest, ma ho preso talmente tante di quelle cose lì che mo a sto punto saliamo finché possiamo salire. So solamente che minchia serve, 500 honor. Rank 8, claim reward. Choose reward, mi pare che il ruby era quello che faceva danno. 6 rubi? Ah no, questa è quella della vita. Questa è quella che faceva danno, 332 damage. Invece Sidrine che fa? Potency. Questa che fa? Armor. Topaz Resistance. Armor Penetration. Ah, direi che... No, direi che vado qua. Questa. Awards. E poi c'è questa che... ma lo scudo... Ah no, non avevo preso lo scudo, avevo preso una... Posso vederli? Ah, questo Spinning Shield, Overset, Location Damage, Anime, Ritorno di Amore, Speed, bello, praticamente la scudata rallenta i nemici. Oppure... sta parlando, fammi vedere. Random additional attributes, spinning shield now spirals around you and doesn't return. Bello! No! Cazzo fatto. Scusate, ma questa è una cosa che purtroppo... Poi... Punching shield... Spinning shield now bounces several enemies instead of return to you. Ok... Tutti che hanno l'abilità quella Bowery Remorse. Ok, Bowery Remorse, che fa questo? Spinning Shield now explodes when it strikes an enemy instead of returning damage only nearby enemies and knocking them back. Bella però, anche questa. Consecration also slow enemy by 30%. Questa invece va sul Consecration, che dovrebbe essere quella. L'abilità quella col cerchio che poi salti dentro il cerchio, mi pare quella è Consecration. Allora, Starshine Inscription, Shield Glare now blinds. Sai, mi piace quella. Mi piace quella Pavasio the Ten Wings. Prendiamo questo. Siamo ancora avanti? Io ancora ce l'ho, vado avanti. Ma magari scopro che mi servivano a tutt'altro, allora mi incazzo. Tanto sentite. Il mio Geoffrino. Ah, di nuovo una selezione. Questa volta mettiamo. Gemme della vita, dai. Io, ragazzi, vi sto facendo vedere tutta questa cosa. È la prima volta che la faccio, eh. Legendary Gem. Oh, finalmente posso mettere la Legendary Gem da qualche parte. Charm, charm, charm e shake. Ma quanti ce n'hai di sti cosi? A parte mi sa che ce n'avevo tipo 7000, quindi sblocco tutti. Non l'ho usati mai. Ovviamente questa è una cosa dell'alfa e non so assolutamente poi nella versione finale come funzioneranno queste gemme, come quante ne prendi, quante... Legendary Crest. Che potremmo andare avanti e avanti. Fa l'animazione ogni volta, come vedete, non penso che c'è modo di tagliarlo. Solo che ora me ne faccio due o tre a botta, così almeno. Prendiamo topazzi, non lo so perché tanto non so bene le abilità, come vengono modificate in questo. C'è una cesta, interessante questa, la voglio vedere. Ah, la cesta può contenere più roba. C'è un premio a sorpresa, arriviamo fino al 30, se mi si fa arrivare, penso di sì. Sembra quasi che sulla destra ci sia scritto qualcosa, tipo... Cosa c'è al 30? No, magari no. E invece...
Allora, Reforged Stone, Scrap Materials, Rare Crest, Honor e roba figa. Sembra che nella colonna a destra ci sia scritto il... il premio che c'è ogni 5. Sembra che questi sono intermedi e ogni 5 c'è quello più figo. Cioè, sembrerebbe una cassa con roba a caso, eh. Però... 2, 3... Ma qua... Ah no, ok, beh, mo li famo tutti, oh. Se li posso fare tutti. Ok, vediamo un po' che c'è qui. Al 40. Un'altra leggendary gem. E poi... After reaching battle pass 40, you can open a gift or renown for every 180 battle points. Ok, quindi devo fare battle points in sostanza. Dopo raggiungi il livello 40, invece questa è il battle pass, questa parte sotto. Quella è la parte free, vedi? E poi sotto invece c'è una parte a battle pass e probabilmente questo sarà un battle pass a pagamento, suppongo, credo. Challenge Rift Event non ce l'ho, la First Kill of the Day l'ho già fatta, l'ho già claimata, sono delle ricompense che prendete tipo subito. Andiamo a vedere se c'è qualche altra skill che non ho preso. Punish, Shield Glare, che non l'ho messo effettivamente Shield Glare, eh. Lights Roof riuscite blinding, non è male. Praticamente sta lasciando fuori un'abilità. Adesso questa, se la lancio, dovrebbe... Ah no, forse è l'altra, vediamo un po'. Vediamo un po' se è Shield Glare. La mettiamo a posto di questa e vediamo un po'. Un globo che ti dà velocità. Entriamo alla grandolla ad affrontare il re scheletro, credo. Oh, guardate l'effetto, molto bello, mamma mia. Che curioso, che fa niente male. Spalla veramente bella. Ah, ho preso qualcosa che mi ha ridato i cooldown, molto bello. Poi c'è bonus massacro come... i più classici dei Diablo. Tre barre di energia, come vedete, per questo simpatico amico, adesso è simpatico alla mia. Mi avrei questo qui questo momento, io che... Ah, ecco, questa dobbiamo magari schivare. Che saranno sicuramente... Aia! Per questo, maledetto, guarda quanti c'è, allora che andiamo di cavallo.
Sta super violento questo, attenzione ad altri scheletri che sta facendo. Sì, però... sì, non c'è telecamera, perché non sto facendo, sto streamando esattamente quello che vedevamo mobile, perché tanto voglio capire che succede se mi fanno chiamare la mamma, però insomma adesso questo. No, Experience Club non l'ho preso, stronzo maledetto. Vabbè, figurati, vabbè tanto. Guarda questa gabardiella che mi si è parata davanti, non è sola, perché questa è la mia, con tutta la mia potenza. Sono fatto un fake, non volevo cercare qua, non so se si scrive un canino. Oh, ragazzi, via! No, questo me lo lascio per il boss. Nell'eventualità che ci sarà. Level 21. Vabbè, non so, cioè allora, adesso non so come sarà ovviamente. Oh, Consecration, invece no, non l'avevo presa, vedi? Non l'avevo presa. Quindi diciamo che ci stava dando un'abilità, cioè ci aveva dato un'abilità quello scudo lì. Ah sì, ma a parte che se stronzo proprio, ho preso lo scudo e non l'ho equipato, quindi magari se l'equipavo lo scudo forse era meglio. Adesso che ci penso, ho preso la skill, ma poi... No, esatto. Equip. E ora rimetto quello di prima. E comunque so che gemma... Top gemma questo? E guarda, c'è il porco, mazza. E c'è questa? Mettiamocela. Ok, quindi adesso posso rimettere... A parte il fatto che... a parte mi ha detto posso generare un clan per vedere i clan. Ah. Angry Birds, bellissimo, mamma mia, cioè, rifaccio i rock and roll, raga. Rifaccio i rock and roll pure qui. Create clan. Adesso non direi che sto a fare rock and roll perché tanto non c'è sta nessuno in alfa. Però guardate quanti gruppi ci stanno. Con svariati membri già, eh. Scrappy Egos qui sono un sacco. Syndicate. Si possono generare i clan e penso che... no, vabbè, raga, è un gioco mobile così, è veramente tanto, 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 tanto grosso. Skill. Allora, Consecration lo proviamo, ovviamente. Lo proviamo a posto di... Questo mi piace tanto, però proviamolo tanto. E invece voglio vedere l'oggetto, lo Spinning Shield, lo rimettiamo qui. No, dov'è? Spinning Shield, Equip, lo rimettiamo qui perché voglio vedere adesso... Eh sì, wow, questo ragazzi è bellissimo. Praticamente questo è il leggendario che ho preso, che mi fa fare questo attacco intorno a me dello scudo. Benissimo. Consecration invece non funziona, ok, area d'effetto. Ah, ok, penso sia un'area dove dice come un... Decidetelo voi come cosa, come un castoro. Non so perché un castoro ha deciso che picchia il castoro. Un castoro incazzato perché gli hanno fregato il pezzo di legno. Oh, state calmi perché vedo che stavo già menando un po' troppo, faccio questo Consecration, fammi prendere, ecco. Clear all the... Ah, ok, devo... All the throne room with... Ok, va bene, ce ne stanno ancora, immagino più avanti. Vediamo un po'. Beh, bellino anche così, eh. Mi sa nettamente più figo. Solo che forse mi piaceva più il flail, quindi... Eh sì, il flail, il... Non so perché ho detto flail. Allora, mi piace di più l'altra, quindi voglio mettere l'altra. Adesso poi bisognerebbe vedere anche quale fa più danno, in realtà. Perché Consecration Leggenda la fa. Il Consecrated Ground, dell'insegnante... Beh, però che c'entra? Fa 2K e 6 in 6 secondi a tutti i nemici. Mentre la Sweep Attack fa 7... Viene da una chiamata, ma l'ho chiusa. Vabbè, effettivamente ti streama proprio tutto quello che c'è sul coso, però. Però in questo momento non la voglio prendere perché è un
sondaggio, mi hanno già chiamato l'altro giorno, quindi lo prenderò poi. La società che fa sondaggi. Allora, e lascio il Consecration invece, che mi sembra che è più forte. A occhio. Sì, vedo che non danno d'occhio. Certo, però c'è il Consecration se stai fermo, perché fa un po' il botto del cavallo, però. Ok. Oh, ecco il nostro le schede, però. Dopo questo concludiamo lo streaming, probabilmente, perché poi domani lo metterà anche. Wow. Ah, ecco che cosa faccio, giusto? Questo sono gli attacchi quelli. Ok, ci mettiamo anche in una zona in cui prendono danno, questo. Guarda, si mette a cavallo il King, sì, il King, scrivo un King, solo che mi sono lasciato la. Ecco che fa questo attacco, io mi sono lasciato giustamente l'attacco speciale per quando in un'altra zona e poi anche intorno a me questo scudo, no, vabbè, fighissimo. E ti ha preso a ammazzare, vediamo Experience Club. Se no però mi finirà spazio in inventario una. Mad Kitchen, bello, 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 fammi vedere. Questa cesta la mettiamo subito perché già a occhio più. Skill damage increase 4%. Beh, mettiamo questa ovviamente. Questa non posso prendere, immagino perché level 45, immaginavo che c'era un problema di livello. Però non male, non male. Ok, qui me ne posso andare. Io vorrei tornare a. Non tanto al cimitero, ma vorrei tornare. Aspetta, no, fammi vedere tante volte se ti prende qualcos'altro qui, eh. No. Occhio, no, torniamo con il nostro. Yes. Ma mi sentite bene? Vedo che siete in 6 spettatori, potete darmi un feedback se sentite bene, se sentite un gran casino, perché sto provando a streamare con l'app di Twitch, infatti non vedete. Vabbè, ovviamente qui c'è. Mi è scappato un. Roberto, scusami, ma purtroppo non so come fare a evitare che si veda sta roba. Ok, sì, benissimo, grazie, Shendog. Sì, Fero, grazie, perfetto. Scusate, ma è la prima volta che provo a streamare con l'app di Twitch. E di solito faccio con Streamlabs anche quando avevo fatto quel video, però effettivamente anche questa non è una soluzionaccia, alla fine, cioè, tanto la faccia mia impiccerebbe e basta su mobile, dai, su che cazzo me ne frega. I couldn't kill her. You're wounded. Let me help you now. If she escapes because of me. Comunque c'è veramente, veramente un sacco di roba. Ora, io devo andare a vendere tutta sta roba. Devo andare al fabbro che dovrebbe potermi scrappare tutto quanto. Ah, oh, waypoint, che bello. Fammi vedere se posso. Se. Sì, no, guarda, veramente sì, però c'è. Ma c'è una roba. Sì, guarda, devo dire che sono d'accordo con te. Sono proprio d'accordo, ma quanto cazzo è grosso più che altro. Io più che altro dico che bisognerà valutare sto gioco che impatto avrà sui non gamer, perché ricordatevi sempre che un mobile ah, ecco, Streamlabs mi manda la roba comunque. Un mobile game tante volte è fatto anche solo per mi faccio un quarto d'ora di partita. Certo, lo dici, non vai più a Diablo, sì, quello è vero, però. Aspermore, ma allora fammi vedere se posso andare. Guards Watch e Waypoint. Sì, ma. To Darkwood, non posso tornare. Teleport a Guards Watch. Ah, ok, ci ho messo un po' a caricare, no? Perché voglio vedere se c'è un fabbro da qui. Il Captain Azmir. Ah sì, il fabbro dovrebbe stare qui, eccolo qua. Ecco il blacksmith, ciao blacksmith. Sì, no, adesso abbiamo un salvage di quelli. Probabilmente potete selezionarli tutti, mi pare che ci stava il tasto. Mi faccio un bel salvage.
sacco di scrap material. Cioè, praticamente mi portava presso un negozio. Fortunatamente l'inventario è molto ampio. Comunque sì, è veramente immenso per essere un gioco per mobile. Cioè, per questo dicevo che bisognerà valutare come sarà l'impatto per i giocatori che giocano poco. Se funziona un po' la Diablo con i Rift, e da quello che ho capito funziona così, allora i Rift ti dice, vabbè, loggo un attimo e faccio il Rift. E quello alla fine mi prendo le ricompense giornaliere, mi faccio il rift, quello funziona. Quello funziona. Ah, puoi fare anche upgrade. Select an item, per esempio. Io voglio fare un upgrade qui. Che devo fare? Upgrade per 1500 gold. Sì, certo, faccio upgrade. Minchia figata. Cioè, ma è proprio. Cioè, sta veramente un sacco di roba. Upgrade per 4000 gold. Vabbè, mo magari rank transfer. Che cazzo è rank transfer? Tipo questo. Transfer rank. Ah, quindi praticamente poi, ma questo non ci sta veramente tanto. Poi piano piano studierò e cercherò di capire anch'io che Most cosa appreciated. facciamo. Intanto mi sono liberato dell'inventario, che non è male. Ah, lei How may my knowledge l'identifier. help you? Goodbye then. Ma non c'è niente. Ah, daily activities. Vediamo che ci sta su daily activities. Ashfold Cemetery. Claim reward. Ah, 10 per il battle pass. Altre cose, c'è addirittura una guida che ti dice probabilmente come fare. No, per adesso non funziona. Achievement, claim rewards perché salvager perché. Ok, quindi fai anche gli achievement tipo. Sì, ci vuole parecchio tempo, ma attenzione, sì, però dipende, cioè non so quanto ci ho già ido, ma. Se ti ci metti Diablo 3 per come oggi, il Rift 100 fai in 3-4 giorni. Sì, effettivamente, cioè almeno io ormai ne faccio tutte le stagioni, però insomma qui ho fatto tipo Rift 100 col Barbaro e poi ho fatto 119-120 col Mago. Ci ho messo un po' di più col secondo, ovviamente, perché prima in genere ho completato il percorso. Comunque, no, cioè, questo per dirti che non è così lento. Certo, se vuoi arrivare al Rift 140, 130, allora lì sì, è lento tanto perché devi scrapparti le gemme, devi mettere tutti i pezzi proprio. Allora, guardate che bestiari, vediamo un po' come è questo. Aspetta, ma l'avevo vista la manina accesa? No, ancora non puoi accedere. Unlocks during the Darkwood. Main quest line. Ah, vedi. Allora, aspetta però perché voglio riaccedere al teleport e andare dove devo andare. Per andare dove devo andare. Ah, poi ovviamente c'è lo stash, lì c'è l'inventario. Dove potete schiaffare, tra una certa cosa io ci schiafferei tutti questi perché onestamente non li posso ancora usare fino al 45. Doppio tap. No, infatti, considera, guarda, adesso io non. C'hai assolutamente ragione. Considera che un pochettino il cellulare mi si sta scaldando in mano, eh. Io sto giocando con un OnePlus 5. Però mi si sta scaldicchiando in mano, vi dico sinceramente, la parte bassa, la parte dove appoggio. Infatti mi sa che eventualmente o tablet o un supportone di quelli. Però guarda quanto è grossa sta mappa. Sì, vado direttamente al Mason Waypoint, direttamente da qui, che è sopra vicino, no? Però un minimo scalda. Io adesso in questo momento non lo vedete, ma c'ho anche l'alimentazione attaccata. Che se no penso che te se lo magna. Te se magna veramente a batteria. Però la profondità, l'ampiezza di questo gioco è poi considerando quante classi c'è. Ah, cioè non è. E poi stiamo veramente scalfendo solo la superficie. Devo dire che sto valutando abbastanza l'acquisto di un tablet quando uscirà. Tablet non. It's done, Lethys. You will never have Leoric's soul. No, You're right. ma. I won't. Instead, allow me. Penso che sia anche un esperimento da parte loro, no? Guarda, questa non è assurda, mi viene addosso male da questa locust.
Poi ci saranno i soldi di difficoltà, adesso. Della vita, diciamo che una di quelle belle, delle cose belle che ti dava Diablo c'è anche qui, ovvero quella sensazione di colpire, ce l'hai anche sul mobile, e quello non me l'aspettavo onestamente. Ce l'hai la sensazione del colpo, ci sta, ed è una figata. No, ma sì, però guarda, secondo me tutta quella storia che c'è stata, e come al solito, come vi dico sempre, tutto ciò che dico e penso riflette solo il mio pensiero e non rappresenta Blizzard. Come sapete, io lavoro per Blizzard, Let so, us escape lavoro al then. customer support, ma tutto Cinnabus, quello che dico e dare penso è you. solo mia opinione, quindi Evil's end draws close. Falling Sword Rank 5. Ah, vedi, ci stanno. Unlocked auto navigation. Navigation paused. Fa sta fare questo per dirvi che comunque sia quando ci fu l'annuncio secondo me è stato più una cosa traumatica per un discorso di passaggio, ok? Perché oggi ovviamente, perché noi siamo, almeno io, però come molti di voi anche credo, siete PC gamer, ok? PC gamer o gamer in generale, anche da console, non PC per forza, insomma, non è che deve essere PC per forza. Quando quindi pensate al mobile, dove ci giocate comunque da anni, io ci gioco dai primi cellulari che c'avevano i giochini di merda, tanto per capirsi, ma nonostante giochini di merda, io mi sono passato sul Nibbler le santissime ore, quindi insomma, io di non tanto per dirvi, anche perché voglio dire, mi sembrava un'esperienza alla Tetris per Game Boy, tanto per capirsi questo tipo di cose. Oltre che a Tetris per Game Boy, sono abbastanza vecchio da averlo arrosciato durante il militare. Però. Ma guardate i paesaggi, sono bellissimi proprio. Ora non ci mettiamo a leggere tutta la storia. E quindi dicevo, la cosa è traumatica perché chiaramente un gioco in questa maniera su mobile non te l'aspetti, non te l'aspetti perché Looking for non. something in particular? Però è proprio generalmente a Reach Level 35 dollari, ok, per Come back if you need sbloccare questo something. tizio ci vuole livello 35, perfetto. E c'è l'icona di una bilancia, come daranno quanta roba, ragazzi. Mio mio. We have the finest goods, the new goods arrive all the time. Welcome, most esteemed Services level patron. 25 do unlock. Cioè, capite? Un gioco così con altra gente online diventa. Poi io ho visto solo questo. Ok, mi danno questo Be se mi safe, danno le all right? basta. Hi there. Questi It's good servizi to li meet fai you. tu o. Ah, ok, è il blacksmith. Sì, lo salvo buono. You do the Perfetto. fighting. I'll do the forging. Questo chi è? Le Forge of Vendors Shop. Oh, Wildfire Stone. Sì, esatto, sì, Ferro. Sì, è stata una questione di timing. È una questione di timing, fondamentalmente. Il timing, ragazzi, cioè, il timing purtroppo deve. Io sto forge bonus, il timing è stato terribile lì. C'è poco da fare. Jolt Stone, use the forge bonus attribute from the Jolt family. Use the forge attribute of the Vengeance family. Barrier family. Ah, ok, le famiglie di spell, immagino. Vabbè, ci hanno messo veramente un sacco di roba, ma veramente un sacco di roba! Perché ho due. Hello, how can I help? Select an item. Ok, select a gem. Tap gem. Guarda poi la gemma, quanto cazzo è bella! Non me ne accorto di questi dettagli con le facce. Select. Upgrade. Autofill. No, available. Non c'è materiali. Quindi non lo posso upgradare. Qui invece che c'è? The Black Rose upgrade. Autofill, non c'ho i materiali. Get more, immagino. Complete Elder Rift.
Ah, vedi, ti spiego come fare. Devi completare l'Elder Drift e craftare leggendari items. Oppure c'è il Spawn Market, quindi forse Thank quello. you, and come again. Sì, ma Elder Drift come faccio? Posso già farlo? No, non posso farlo, dai, non ci credo. Già a livello 21, no. Non penso che Rift sia per i livelli bassi, o sì? Sarebbe carina come cosa. Poi guarda gli NPC, ti diranno la frasetta del cazzo. Navigation post. Ah, auto navigation si sblocca dopo aver completato la main storyline. Ok. Elder Drift Entrance. No, Silver non è uscito. È l'alfa, è l'alfa. Al crest to modify Rift and gain more rewards. Io sto streamando da mobile, ecco perché non mi vedete. Enter Rift. Proviamo sto Rift. Sinceramente, sto solo aspettando, spero non sia un pay to win. Ma guarda, io la spero davvero come te, non piano meno, perché sarebbe un fail, qualcosa sicuramente si potrà prendere con i soldi, perché figurate, cioè, insomma, se no non sarebbe, i giochi mobile si basano sulle microtransazioni, quindi probabilmente lo sarà, però ancora non sappiamo davvero niente. Quindi. C'è la presenza di un battle pass, questa si vede, si sa, l'ho visto prima, guarda, sta qui. Poi quando lo rimetterò a disposizione questo video sul mio canale YouTube potete. Challenge Rift Event. Complete Challenge Rift Great Rewards. Ah, vedi, me l'ha sbloccati questi. Ah, aspetta, aspetta, questo è il Rift, vedete, c'è la barra del tempo che mi viene appresso. Ma bellissimo, come i Rift che piacciono a me. Bello, bello, Rift è una delle cose migliori che mi sono. Adoro i Rift. Vedete il tempo che mi viene appresso, quindi me l'ho fermato per. Ecco, l'Elite Pack, lo vedete sulla minimappa indicato col blu, che bello? Che cazzo di figata. Gli Experience Globe e poi il Globe per far avanzare la cosa del Rift. Beh, bello, dai. Solo che è figo il fatto che lo fai già a livello così basso. Poi, ragazzi, abilità non so poco, eh. Uno sembra una cazzata, ma abilità so abbastanza. Non so se faccio nel fondo. Quanta cazzo vita che cazzo. Ah, poi c'era anche qui quello che vorrei evitare, che anzi gioco fosse 10-15 euro per gioco. Ma guarda, bisognerà vedere che formula c'è. Non c'ho assolutamente idea di come c'hanno intenzione di fare. Non hanno proprio detto niente, quindi no. Però sì, penso che ci penseranno bene, la studieranno bene. Spero che la studieranno bene, perché l'unica cosa che. Un gioco così è veramente l'unica cosa che può sbagliare eventualmente il modo di monetizzarlo, quindi ci sarà, però bisognerà vedere quello che si monetizzare, cioè non lo so, qualche formula battle pass è già presente, quindi suppongo che poi è questa qui. Oh, la 22 Drawing Quarter. Continuo sparando con gli altri maledetti. Poi ora ve lo faccio vedere, a parte sto in un grande vantaggio su tutto, quindi in realtà posso anche andare. Ah, c'è 24 kill. No, vabbè, ci sono anche gli asteri, bellissimi, i pillar. No, la sensazione di fare tutti questi attacchi, la fluidità c'è, cioè, già il diavolo c'è.
Gioco è Diablo, non mi veniva di chi mi dice, non mi veniva di stronzare, questo è Diablo, ma se non va non è Diablo, adesso cioè, lo potresti fare tranquillamente funzionare il PC. Il PC come non vedo l'ora che mette Diablo 2 Resurrected. Ciao, buon pranzo. No, grazie, grazie a te, grazie a voi, guarda, io faccio questo esperimento, ma penso che lo comincerò magari a portare con più frequenza se vi fa piacere. Certo, dovrei trovare il modo di streamarlo normale perché così non magari è troppo, ma. Crusader Kingdom. Ah, è Rift Guardian. Non ho capito se c'è tutto un cooldown, ma stronzato nel centro. C'è tutto un cooldown. Faccio fare un altro bagno. Eccolo che devo aspettare. Tadà! Quando prendete questa bicicletta cominciate a fare veramente i danni con questa. Infatti la sto massacrando. Le tappate come un pazzo. Guardate come la tappi come un pazzo. Sto pazzo, anche sul cavallo. Pezzo di fatto per il club. Fatto fuori? Bene. Che mi dici Blacksmith? Che mi dici caro Blacksmith? What can I do for you? No? No, che good luck serve? out Fammi there. vedere prima. Ah, te mette il Blacksmith direttamente dentro il Rift? No, però mi sa che è peggio. C'ho la più forte la roba, sì. Te mette direttamente lui What dentro can il I do for Rift, you? eh? È salvage. Back to work Tanto. then. A job well done. Grazie, grazie, ti ringrazio. Sì. Niente, niente male sto Rift. Devo dire che poter fare Rift già a sto livello è interessante. E questi invece sono. Questo che minchia, eh? Challenge Rift. Level 1, Enter Rift. Diamo il challenge Rift al level 1. È carino anche poterci expare con il Rift, eh? Che in questo momento penso di stare a fare qualcosa che non c'entra niente con la storia. Cioè, sto a fare Rift. Ah, guardate, c'è il tempo che mi insegue tirannissimo, non tiranno. Ma che sarà mia chiamata, non gli risponderò. E questo purtroppo è il bello dell'overlay, è la mia mamma, ragazzi. Ok, with the Rift Progress. Un po' fare veramente una bella sensazione, un sacco di. Allora, vedete questo, per chi non c'era prima che è arrivato solo poco dopo in live, vedete questo effetto che fa lo scudo? Non lo faceva, è un oggetto leggendario che c'è, che ha applicato, un po' come succede con gli oggetti di Diablo, ha applicato l'abilità speciale all'oggetto leggendario. Cioè, scusate, all'abilità, l'oggetto leggendario che ha applicato all'abilità questo effetto. Vedete questo? Ce n'erano altri, ce n'erano ben 6 di scudi e 4 di essi davano l'abilità allo Spinning Shield. Uno dava l'abilità a questa, cioè alla Consecration.
Quindi è bellissimo vedere anche gli effetti leggendari che hanno questo effetto su, anche vedere ora la tipologia di Elite che c'è anche non con i tre blu ma con quello d'oro di piccoli seguaci, che è l'altra tipologia di Elite che c'è in Diablo. Ok, no, dovrebbe esserci Rift Guardian a questo punto. Eccolo qua. Il Guardian è sempre il King, lo vedo qui. Ok, qui si è vista l'area d'effetto, quindi è abbastanza schivabile. Qui sotto a parami, ci vediamo tutti i giorni. Ma c'è anche uno shrine che non so che cosa mi ha dato, ma l'ho massacrato, quindi penso che lo shrine sia stato qualcosa di powerful, veramente molto powerful. Ho preso 30 honor e well done, basta. Ok, rift sfida fatto, figo. Bene. Questa gente con delle skin pazzesche già, oh. Questo? Kill Bloodsworn in Darkwood, sono delle bounty queste. Ah, vedete, potete fare queste bounty. E poi sotto che c'è? Madonna, quanta roba però. Sotto ci sono. Contiene una normal gem, contiene una normal gem, contiene 100 platinum, random number normal gem, gems may be tradable. C'è anche il trade, no? Bounty board? Ah, è la bounty board era. Invece il bounty board quartermaster. Check the board if you're looking for bounties. No one are posted daily. Ah, giornalmente ci sono ste bounty. Ma veramente è un sacco di roba, raga. Mamma mia. Shop, lui che c'hai qui? Ok, quindi penso che si possono acquistare queste gemme per soldi, suppongo. Anche le rune ci sono. Ci sono pure le rune. Bello, come in Diablo 2. Però vabbè, magari saranno una funzione diversa, anzi sicuro. Tanta, tanta roba. Commander Kaia. Ok, ovviamente adesso possiamo riseguire la quest principale. Ho sbloccato il waypoint. Questo che cazzo è? Mercante di Crest. Rare Crest, Legendary Crest. C'è 1150 orb ancora, vabbè, ma. Ah, vediamo se intanto ho sbloccato altri achievement, eh. Ah, innanzitutto mi pare di avere delle mail ancora, non ce l'ho. Una cazzata. Vediamo però se andiamo. A questo punto il codex che cosa contiene? Gli achievement sì, ho fatto un equipment collect 80 item. E ti dà esperienza, figo. Bene, bene. E qui c'è il buon Kane. Va bene, direi che per oggi ci fermiamo qui. Non so assolutamente come cazzo farò a fermare lo streaming. Ora cercheremo di capirlo. Suppongo che devo chiudere l'app. Così chiamo la mia mamma. Intanto vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo la prossima volta. Questo video poi lo metterò su YouTube. Lo metterò sul canale YouTube. Domani, perché ovviamente prima di 24 ore non lo posso fare. Ok, ciao a tutti e spero che lo streaming si stoppi come cazzo si stoppa così, perfetto. Ciao a tutti.